Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti di nuovo. Sto rifacendo questo video perché l'avevo provato ieri, ma non è venuto come speravo. Allora, spero che la luce sia anche abbastanza decente. Come messa a fuoco ci siamo perché ho capito un po' le impostazioni della macchinetta fotografica. Forse farà un pelo fatica a ritornare a fuoco, quindi mi scuso per quello, ma ci vuole proprio la manovella per collaborare. Allora, prendo la busta, farò sempre due video, video dei prodotti finiti di ottobre, un po' in ritardo, mi spiccio adesso. Un po' in ritardo perché, allora, uno, problemi vari, nel senso che non mi organizzo bene le giornate. Due, mi sono laureata, ho avuto mille casini da fare, da preparare, da stare dietro, tutte scadenze, appuntamenti. Mi sono laureata al 9 in Piazza San Marco, il tempo ha resistito. Meglio così e vai fuori anche questo problema. Bella festa, mi hanno fatto bere, però mi ricordo tutto, fortuna. Il bello è che anche se tu vuoi che vada bene, nel senso che di circondarti di persone con le quali stai veramente bene e succede sempre qualcosa, qualcuno che ti tira pacca all'ultimo minuto e che mai ti ha confermato la presenza e quindi in questo caso secondo me anche voi mi direte ma che razza di amici sono? Vabbè, ame. E poi dopo ci sono altri casini e il bello è stato soprattutto che siccome io sono una che taglia molto i rapporti, nel senso mi fai qualcosa di male, basta, non ci voglio più avere niente a che fare con te, piuttosto sto anche da sola. Sono fatta un po' così. Fatalità, in quel giorno ho visto due persone che sono state importanti per me quando avevo dai 14 ai 20 anni, 21 anni di età. Diciamo, la compagnia, persone che facevano parte della compagnia delle superiori. Vabbè, insomma, nulla di che, loro alla fine mi hanno dato meno fastidio loro, che persone che ci tenevo, insomma, che ci fossero. Vabbè, insomma, dopo non sto qua a raccontarvi tutte le cose. Comunque, la festa è andata bene, mi sono divertita, è stato anche un contesto, un'occasione per rivedere persone che non vedevo anche da tanto e che mi ha fatto piacere rivedere. Non penso di farvi il video dei regali di laurea perché non sono una che piace mostrare. Dopo, no, mi sembra di fare un torto, non voglio. Vi dico solo che è andata bene, è stata una bella giornata. Presto metterò le foto se volete, sì, su Facebook, il mio profilo personale, però una foto nel profilo del canale l'ho già messa. E forse ne metterò qualcun'altra. Magari mi metterò come mi hanno vestito, mi hanno conciato, mi hanno vestito da tirolese. Sì, perché io ho studiato lingue, ma non mi piace il tedesco, proprio una cosa che se posso evitare, evito, anche se secondo me è una lingua importante, anche secondo voi, penso. E, cioè, diciamo che della Germania, dell'Austria, del Sud Tirol. Ho delle cose che mi ispirano, che mi piacciono, ma è proprio la lingua che è la barriera che proprio non voglio fare. E se vedete casino dietro di me, sì, c'ho il computer dietro, diciamo che ho preso delle cose per scuola perché vorrei fare delle lezioni di russo a casa, in modo tale da ripassarmi la lingua, se no io me la dimentico. Spagnolo? No, però russo sì, è un po' difficile. Portate pazienza anche con le foto sul canale, scusate, sulla pagina collegata al canale, quindi profilo Facebook. Le metterò con calma, devo farle tutto un po' meglio adesso che ho capito come funziona la messa a fuoco. E anche soprattutto se la macchinetta collabora. Tutto qua. Allora, questa è la prima parte dei prodotti finiti. Diciamo che gli altri prodotti li avevo già registrati, però come vi ho detto il video non è venuto fuori bene. Ho detto qualche strafaccione grammaticale, perché quando sono stufa non collego il cervello. E quindi inizio con questa parte che ho lasciato, che è più concentrata sul make-up. Anche alcune cose, sempre per il corpo, ma è più sul make-up. Invece gli altri sono tutti prodotti capelli, viso, corpo, insomma. Inizio con questa maschera riflessante della Biopoint, la Simil CC Cream di Colista.
Vedete, è un Chromatics Brunette, 5 minuti, io la lascio anche un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora. È da 30 millilitri. Colore, allora, se tiene in 4-5 lavaggi, ed è vero, colore marron glacé. Eccolo qua. E questa è la descrizione. Allora, io l'ho presa a 2,95 euro, se non sbaglio, in sconto, in offerta da Acquasapone. Mi piace poi un pelino di più per quanto riguarda la durata rispetto alla CC Cream, però al contrario della CC Cream questa non idrata. Invece la CC Cream di Collistar mi dava più nutrizione al capello. Ovviamente non ricomprerò, ne ho un'altra da usare, la terminerò sicuramente in questo mese, ma non le ricomprerò più. Diciamo che come colore mi è durato di più, perché vedevo che proprio questo colore veniva giù quando lavavo i capelli e l'ho constatato in 4-5 volte. Vi metto queste, però ve le metto solo questo mese perché io uso sempre questi assorbenti con mia mamma, Nuvenia. Anatomico, si adatta perfettamente davanti e dietro, sottile, ripiegati. Mi prende mia mamma, mi ci trovo bene. Assorbenti, cosa volete che siano? Questo. Saranno quelli che costano meno, non lo so, non mi sono mai informata sul prezzo. Dopo, da Yves Rocher della Hydra Vegetale, con una cartolina di agosto mi avevano dato questo set in omaggio che era composto da latte detergente, tonico e crema viso. La crema viso, come avete visto, l'ho terminata nei prodotti di settembre. In questo mese ho terminato il tonico della Hydra Vegetale. Vediamo, forse facciamo così, così si vede. Ecco, ho la tremariola un po'. È da 50 millilitri. Un po' sfocato. Eccolo qua, bravissimo. Ed è adatto per pelli miste, da normali a miste. E è proprio un programma di 7 giorni, ma a me questo programma è durato anche 2 settimane, 3 settimane a seconda del prodotto. La crema viso, scusatemi, mi è durata 2 settimane, il tonico anche 3 settimane. Allora, il tonico mi è piaciuto, è un tonico idratante, come inci ha l'alcol propilene glicol, secondo posto, quindi insomma l'alcol, non mi ha bruciato sinceramente. Però non penso di ricomprarlo perché con questa linea ho molti prodotti con cui non mi sono trovata bene. E quindi, essendo solo un 50 ml, ho visto che comunque non mi dava più di tanto fastidio. Però non vorrei mai deprendere la confezione quella grande, non so se sia da 150 o da 200, e dopo magari a metà confezione avere dei problemi sulla pelle. Quindi questa non la prendo ed è da un po' di 6 mesi. Vediamo se collabora. Mi prende a me. Eccolo qua, bravissima macchina fotografica. Così andiamo d'accordo. Anche se fai un po' fatica adesso a mettere a fuoco. Così posso buttare anche via questa scatolina. Il prossimo mese vedrete il latte detergente perché l'ho finito proprio 2 o 3 giorni fa. Oggi siamo il 15 novembre. Quindi questo ve lo consiglio. Se trovate queste confezioni a poco prezzo, prendetele. Costeranno sui 7 euro, però almeno avete 3 prodotti e potete provarli e utilizzarli. Adesso iniziamo con la parte di make-up, la più carina. Allora, non sono tantissimi prodotti, pensavo di terminarne di più, però insomma tutti i prodotti che pensavo di terminare questo mese alla fine li ho terminati a novembre, li sto terminando in questo mese e ne ho ancora. Il prossimo mese saranno una vagonata. Sto sperando, sto facendo la conta, penso che saranno più prodotti di make-up che prodotti per la cura per il corpo, per i capelli, per il viso. Quindi io veramente ci sto dando dentro perché sono tutti prodotti che sono almeno 3-4 mesi che sto usando. Alcuni anche solo da un mese e li sto terminando, ma tutti i giorni li sto usando. Sono fiera di me stessa. Allora, ho terminato questa ciofeca di mascara della Essie,
La trovate dai cinesi, questa mascara. Era stata tirata dallo scovolino perché è fatto così. Vedete, il silicone ha questa parte più fina e qua tutte le setole, sempre siliconiche. Aveva le fibre sintetiche, quindi vi faceva proprio l'effetto volume. All'inizio mi piaceva, poi dopo ho cominciato a puzzare terribilmente, ma pure io. Ma anche all'inizio un po' puzzava. E questo prodotto l'ho comprato nel negozio Aumai a Mestre, quello vicino a Pittarello, che ne stavo parlando con la Giulietta, ciao bellissima, proprio su Facebook per messaggio privato perché mi chiedeva dei prodotti Astra. Là non trovate Astra e comunque non vi consiglio di prendere i prodotti trucco, make-up da quella Aumai. Prendete tutte le altre cose che volete, ma il make-up no, perché non ne vale assolutamente la pena. A cose vecchie che non scrivono, ciofeche, lasciate perdere. Andate dall'altro cinese, quello che è vicino a Lobby. Lui si ha Astra, non so quanto aggiornato, però è meglio. Diciamo che lui non ha una parte bella di vestiti, però so che hanno modernizzato, l'hanno anche aperto, io non sono più andata dopo. Però questo non ve lo consiglio, era da 7 millilitri. Ve lo dico perché qua si è cancellato, me lo ricordo, insomma. Però non ve lo consiglio, lasciate stare. Se lo vedete, siete catturate dallo scovolino, no, non prendetelo. Ho terminato di Catrice il primer per gli occhi, evviva! Questo prodotto qua, questo è vecchio, non lo trovate più in commercio, lo trovate con la giarrettina. È shadow base, perfetto, che si vede, è da 3 ml. Wow, che figata, così si vede benissimo, 6 mesi. Yeah, sono felice. È fatto così, con tipo scovolino lucida labbra. Oh, questa base, ragazze, non mi è piaciuta per niente, per niente, per niente. Se fosse ancora in vendita vi direi non prendeterla. Allora, mi piaceva perché al contrario della I Lost Age di Essence, questa era più sul rosato come colore e quindi mi piaceva un po' di più rispetto alla... A fuoco, grazie, macchinetta fotografica. Perfetto. Non mi piace la I Lost Age perché ha questo colore beige. E mi lamento anche un po' sul fatto che gli ombretti non si sfumano più di tanto bene, anche se resiste abbastanza il trucco. In estate non più di tanto, almeno io da quello che l'avevo provata l'anno scorso. Questa, gli ombretti si sfumano ancora peggio e come durata, come quella di Essence, senza infamia, senza lode, molto meglio la base che sto usando adesso, nonostante sia all'interno di una palette di ombretti. Mi ci trovo bene, però questa, no, per fortuna l'hanno anche tolta dal commercio, io comunque se ci fosse ancora non la riprenderei più. Costava sui 3-4 euro adesso. No, però io l'avevo presa 1,99 euro sempre da Coin a Mestre quando avevano tolto lo stand di Catrice. Però avevo messo tutti i prodotti che gli erano rimasti in varie contenitori trasparenti, tutti a 1,99 euro per buttarseli fuori dalle borse praticamente. E io avevo trovato questo, ce n'erano tanti, ne ho voluto prendere uno perché il prezzo mi aveva catturata. Ce li ho qua, non ce li ho più dentro il sacchetto. Finita! Alleluia! Ne parlavo con Baby Mary nel suo commento che mi aveva lasciato in un video che le avevo bocciati questi correttori della Benefit, la Boeing, di Boeing 0102 come colorazione. Assolutamente bocciati, mi avevano fatto venire fuori chicchi di miglio sotto alle occhiaie qua. Già io ne ho, metti a fuoco, grazie. Già ne ho uno qua molto grosso che non riesco mai a toglierlo, cioè non so come fare. Però tutti gli altri che avevo sono riuscita con creme, lavandomi il viso, cure, tutte qua. Cure non nel senso di farmacia, cure nel senso contorno occhi, creme, latte detergenti, struccanti, cercando di depurare,└└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 └││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 className depurare le pore, depurarle, la pelle del viso, sono riuscita anche a farli andare via.
Questo io non andrei a prenderlo, insomma, la Benefit, avevo preso questo prodotto insieme a un kit ancora dopo Natale dell'anno scorso, però non mi ci sono trovata per niente bene con questa marca, tranne che con la Cipria che ho finito, però non andrei comunque neanche a spendere quel fottio di soldi che si fa pagare. Quindi questa io la boccio e non ve la consiglio, soprattutto per chi non lavora o ha lavoro cioè che prende poco. Ci sono prodotti low cost che alla fine spendete meno, scusate, spendete meno, però avete un buon prodotto. Non c'è altro da dire. Due prodotti Pupa e metti a fuoco, please, grazie. Collabori. Perché mette a fuoco la parte in davanti. Bene, adesso mi ha messo a fuoco. E gli ultimi due prodotti sono della Emette a fuoco. Beh, meglio che mette il prodotto davanti, così evitate di rovinarvi la vista con questa messa a fuoco proprio pessima. Due prodotti Pupa, gli ultimi due prodotti che ho finito. Allora, ho questo prodotto che è, alleluia, il forzatore brillante. No, fissatore, scusatemi, fissatore brillante smalto, come vedete da 5 ml, sarebbe il top coat da 36 mesi. Ah, ovviamente sapete ormai le foto degli inci, le trovate quando appena posso metterle le foto, insomma appena ho un minuto di tempo, anche due. Come vedete ce n'è ancora una lacrimuccia, ma è completamente impossibile da prelevare, è tutto colloso. Allora, questo top coat non mi è piaciuto per niente perché faceva tutte le bollicine sopra gli smalti. Faceva durare lo smalto, sì, ma avevate queste bollicine antistetiche. L'avevo pagato 5,60 € e sinceramente non ve la consiglio. Fissatore 01. Perfetto. L'ultimo prodotto di Pupa che ho finito è la base ultra rinforzante. Vediamo, facciamo così. Perfetto, base ultra rinforzante sempre da 5 ml, sempre scadenza 36 mesi. Questi due prodotti li avevo presi a gennaio di quest'anno. 01 base ultra rinforzante, perfetto. E questa invece proprio, anche qua ce n'è una lacrimuccia, ma non riesco proprio più a prelevarla, è tutta collosa. Questa non la promuovo, nel senso che l'avevo messa nei nì, mi sembra, in un video dei prodotti promossi bocciati, ma questa proprio non la promuovo perché appena mi lavavo le mani, dopo tipo magari anche un'ora, un'ora e mezza che avevo messo lo smalto, mi saltava via lo smalto su alcune unghie, non mi fissava, lo smalto colorato. Quindi questa, sinceramente, anche questa 5,60 € ma non ve la consiglio assolutamente. Perfetto, allora. Beh, dai, non è neanche tantissimo lungo. Mi sopporterete per forse 15 minuti, 20 minuti. Vabbè. Per la prima parte faccio così. Adesso registro anche la seconda. Voglio cercare di registrare un bel botto di video adesso, così posso caricarli nei prossimi giorni. A dopo!